abbiamo visto che anche quando voi venite a scuola, andate a lavarvi i denti, decidete se prendere un gelato o andare a mangiare una pizza, ogni piccola scelta, se alzare un braccio oppure no, senza che voi vi rendiate conto, implica una sorta di ragionamento. Cosa è la cosa migliore che posso fare adesso? Alzo un braccio o no? Sto zitto o parlo? Mangio una pizza o vado a prendermi un gelato? Mi sposo o rimango celibe o nubile? Capito? Ogni piccola scelta implica una sorta di ragionamento. Se voi ci pensate bene, dietro ogni singola, scusate, ma sto soffocando. Dietro ogni singola, diciamo così, scelta, opzione, c'è tutta quella che si può chiamare una filosofia. Per esempio, vengo a scuola nonostante il rischio del virus, nonostante il professore delinquenzialmente si è tolto la mascherina, vengo a rischio, diciamo, la vita, come nel caso di Max Consiglio, e perché? Perché vale di più per me, non so, imparare di quanto non valga dormire. Esempio, o stare con la mamma, cioè date dei valori, però anche qui è finito. Uno ha la filosofia di imparare, quell'altro la filosofia del dormire. No, perché voi venite? Perché venite a imparare? Perché venite a scuola? Lasciate stare il virus. Perché, a prescindere dal virus, venite qui e non state da un'altra parte a lavorare, a dormire? Dimmi, Andrea, una scrittura mentale. Bene, e cosa fanno i bambini quando il papà risponde a un perché? Dando una risposta, sapete, papà, perché il mare è azzurro? Il papà risponde perché c'è la rifrazione dell'acqua. Cosa dice il bambino dopo che ha risposto il papà? Perché c'è la rifrazione dell'acqua? Allora, tu dici, tu vuoi studiarti per dare una struttura mentale, e perché dobbiamo dare una struttura mentale? Potremmo farla meno, no? Perché cercate di imparare da una struttura mentale, acquisire competenze, conoscenze? Quindi per due motivi che potrebbero essere anche diversi per persone diverse o comuni, per trovare perché la preparazione scolastica e poi successivamente universitaria consente di trovare lavoro, oppure per il proprio piacere personale. Diciamo che sempre il proprio piacere personale si potrebbe anche finire da lì, perché già il fatto che una cosa piace potrebbe essere una spiegazione sufficiente, visto che il piacere è una cosa che potrebbe essere goduta per il gusto di goderla, cioè potrebbe essere qualcosa di fine a se stesso. Pensateci bene, quando a uno piace una cosa e ne gode, di solito non lo fa per un ulteriore motivo. Già il fatto di goderne è soddisfacente per noi, giusto? Invece lavorare non è una cosa così appassionante, quindi il fatto che tu studi per lavorare ancora non mi basta. E perché dovresti lavorare piuttosto che non farlo? Uno potrebbe anche non lavorare, dimmi. Abbiamo deciso, se noi non decidessimo che sarebbe più comodo di non lavorare, avremmo qualche piccolo danno collaterale, nessuno produrrebbe più niente, non si mangerebbe più, c'è più agricoltura e industria, moriremmo tutti sostanzialmente di fame. Allora ecco, arriviamo al punto, quindi lei dice abbiamo deciso di farlo, lui dice sì, ma non è una decisione semplicemente arbitraria, come decidere di votare un referendum, se sarà per un modo o l'altro, è una decisione in qualche modo necessaria se vogliamo sopravvivere. Allora, io studio, supponiamo prima ipotesi, per lavorare, lavoro per vivere. Uno dice, beh, a questo punto, come nel caso del piacere, il piacere è fine a se stesso e anche la vita è fine a se stessa, cioè uno vive per vivere. Ma è così automatico che la vita sia una cosa buona? Non è detto, non tutti desiderano vivere, no? Cioè, anche il fatto di vivere, che mi sembra una cosa in qualche modo scontata, è vero, istintivamente tutti cercano di sopravvivere, gli animali come gli esseri umani. Poi ci sono casi particolari, uno è quello di Socrate, un altro è quello di Gesù, per fare alcuni esempi, in cui delle persone di una certa intelligenza de hanno deciso, si sono messi in condizioni di morire, in quel caso lì di venire uccisi, per la precisione, perché pur di non tradire, diciamo, i loro ideali, in questo caso, hanno ritenuto più importante difendere certi valori addirittura della loro stessa vita, senza andare a Socrate, primo grande filosofo, o a Gesù, grande fondatore di religioni. Pensate, non so, durante la Resistenza, quelli che combattevano nazismo e fascismo, a volte hanno sacrificato la loro vita per i loro ideali. Ci sono persone che, per amore di certi valori, hanno sacrificato la loro vita. Quindi non è automatico che la vita sia un valore assoluto, per qualcuno potrebbe essere un valore che si può sacrificare sull'altare, non so, per esempio, della vita della propria famiglia. Uno può morire per salvare suo figlio, sua figlia, sua moglie, giusto? Quindi vedete che anche la vita stessa potrebbe essere sì un bene, ma non assoluto.
potrebbe essere qualcosa rispetto a cui c'è un bene ancora superiore per qualcuno. Altri leggermente più egoisti, leggermente più attenti a se stessi, potrebbero invece di fronte alla vita dire, di fronte alla possibilità della morte, io mi fermo e faccio qualsiasi cosa per sopravvivere. Per esempio, dei partigiani minacciati dai nazisti di tortura, no? Potrebbero aver confessato dicendo: mi dispiace tradire i miei compagni, ma quando uno mi mostra gli strumenti di tortura non ce la faccio, non resisto, e magari tradisco i miei compagni perché ci tengo troppo alla mia vita, giusto? Per cui implicitamente il partigiano che confessa e tradisce i compagni significa che aveva dato più importanza alla vita che non alla fedeltà, diciamo, alla propria causa. Mentre quell'altro, che noi chiamiamo tendenzialmente un eroe, no? Perché non sono tutti che fanno così, che riesce addirittura a sopportare la tortura e la morte pur di non tradire la sua causa, che sia un cristiano, un martire, che sia Socrate, che sia un partigiano, non ha adesso importanza se la causa sia giusta o sbagliata, lui personalmente ha fatto così, vedete bene che costui ha un'altra filosofia, giusto? Mi seguite? Quindi, questo che cosa ci dice? Che tutti abbiamo una filosofia. Questa filosofia di Mangiai Devi. Che no? Cioè, mi piace quello, tutto il resto passa in secondo piano. Studio solo perché sennò ho paura che i genitori mi creino dei problemi, ma se fosse per me andrei solo a Mangiai Devi. E questa è la filosofia del Mangiai Devi. Poi c'è la filosofia, dicono, del comunismo, poi c'è il cristianesimo, c'è quello che si sacrifica per la famiglia, mi seguite? Cioè, ognuno implicitamente ha una sua filosofia. A volte noi abbiamo filosofie anche abbastanza confuse, cioè siamo incerti perché magari, non so, io sono credente, vado in chiesa, quindi credo in Dio e quindi ho una certa visione, però se mi vengono delle chiazze sul corpo non vado tanto in chiesa o a pregare perché queste chiazze spariscono, ma vado dal medico di famiglia e magari in quel caso lì mi percepisco come un corpo più che come un'anima, perché in quel caso lì magari sono sempre credente, ma dico in questo caso è meglio andare dal medico, mi seguite? Quindi abbiamo da un lato una visione spirituale in cui noi siamo la nostra anima, non abbiamo paura di morire perché Gesù ci accoglierà in paradiso. Dall'altro lato però siamo anche un po' materialisti, sappiamo che abbiamo un corpo e diamo valore anche al corpo. Non è detto che sia in contraddizione, perché anche per il cristianesimo è importante l'anima, ma anche il corpo, per fare un esempio. Quindi tante volte non abbiamo una sola filosofia, ma ne abbiamo tante mescolate. Per cui sono convinto che voi venite a scuola sia perché ogni tanto qualche materia vi piace, ma magari studiate materie che vi piacciono di meno, perché comunque sapete che il diploma può essere utile. Si mescola una visione utilitarista con una invece più legata al piacere, giusto? Il consulente filosofico, come sono io quando faccio questo mestiere, aiuta le persone un po' confuse a chiarirsi un attimo su cosa loro veramente vogliono. Ma tu che cosa vuoi nella vita? Vuoi tanti soldi? E allora lascia l'amorosa, lascia la famiglia, vai negli Stati Uniti, fai questo tipo di carriera, fai un lavoro magari che non ti piace, ma ti darà tanto denaro? O alla fine gli affetti sono la cosa più importante? Perché mi sembra un po' confuso, no? Tante volte sono persone che dicono sì, però mi piacerebbe, però dall'altro lato, tante volte questa confusione deriva dall'offerta, no? Del mercato che offre varie opzioni, ma da voi stessi o da noi stessi che siamo tentati da tante cose diverse, tanti soldi, avere una bella, un bel fidanzato, stare vicino alla famiglia. Cioè, abbiamo tante, no, ragioni per fare le cose e non sappiamo scegliere qual è la migliore. La filosofia dovrebbe aiutare a decidere che cosa è meglio. Quindi, prima funzione, cercare cosa è meglio. D'altra parte, cosa vuol dire filosofia? Amore per il sapere. Amore, sì, per sapere o più precisamente, Sofia. Non esattamente, eh? Sapete cosa vuol dire Sofia? Qualcuno di voi si chiama Sofia, tra l'altro due di voi, mi pare, giusto? E non sapete cosa vuol dire il vostro nome? Sapienza o saggezza. In effetti, allora, la parola amore non bisogna enfatizzarla troppo, perché filo, filei, vuol dire amare, avere cura, essere rivolti verso, prendersi cura di, cercare, quindi ha vari significati, diciamo, più che, diciamo, perché sapete che altre parole come eros o anche agape significano amore in senso più forte in greco, filia, tipo anche amicizia potrebbero dire. Comunque, essere amici o cercare la saggezza. Ora, se io per esempio, facciamo così,
vorrei, come dire, passare una bella notte riposandomi molto bene e so che quel tipo di pizza lì non mi fa digerire affatto e vado a mangiarmela. Mi sono comportato in modo saggio, se poi volevo fare una notte serena invece mi trovo con i crampi allo stomaco, soprattutto se sapevo già prima che quella pizza mi fa quell'effetto. Non sono molto saggio perché sapevo che quella cosa mi faceva male e magari sono stato tentato da un gruppo di amici ad andare a mangiare questa pizza pur sapendo che mi faceva male. Non è molto saggio fare una cosa che poi ci nuoce. La persona saggia è una. Chi è il saggio? Una persona più saggia di un'altra? Da cosa la distinguete? Sì, ma in cosa consiste l'essere più saggio di un altro? Certo, l'esperienza può aiutare ad essere più saggio, ma di fatto uno più saggio di un altro è uno che quando sceglie le cose, fa le cose. Sì, pensa alle conseguenze, e quindi. Sì, ma poi il risultato finale qual è? Sì, che alla fine fa la scelta giusta, diciamo, non sbaglia, cioè sbaglia di meno di quell'altro, no? Giusto? Può essere che sbagli di meno perché ha delle intuizioni, può essere che sbagli di meno perché ci ragiona. Fatto sta che alla fine è quello che sbaglia sempre meno. O anche un altro modo di dire la stessa cosa, si pente raramente delle sue scelte. Se voi conoscete un amico o un'amica che di solito fa sempre le cose che lo soddisfano e di fronte anche a cose drammatiche, lutti personali, terremoti, gravi crisi economiche, vedete che ha sempre il sorriso, che riesce sempre in qualche maniera, come si dice, a stare in piedi, perché comunque affronta ogni situazione nel modo migliore possibile, sicuramente lo considerate più saggio di uno che continuamente commette errori, viene a scuola in ritardo, crede di aver fatto bene il compito e poi invece ha sbagliato, capite? Ci sono persone che continuamente sbagliano, no? Non sanno mai bene cosa fare, e altri invece che riescono a cavarsela di più. Noi diremmo che è più saggio quello che, diciamo, se la cava meglio. Se io, non so, mi tuffo, pensavo di nuotare, affogo perché non so nuotare, non sono stato molto saggio e sarebbe stato meglio che facessi un corso di nuoto. Se faccio un corso di nuoto e poi vado a nuotare, è più saggio che non buttandolo così, giusto? E così via. Quindi il saggio è quello che crede che sia bene ciò che in realtà effettivamente è bene. No? Invece, se io credo che sia bene bere un ettolitro di vino al giorno, che leva il medico di torno, che mi viene la cirrosi epatica, ho sbagliato i miei conti. A meno che io non sia un altro tipo di saggio e dico la vita va goduta nel presente, il futuro non mi interessa, si vive solo oggi, no? Si vive la giornata e allora godo in maniera esponenziale e poi pazienza, morirò domani. Se ho messo in conto questo e poi non mi pento della mia scelta, posso anche ammirare una persona che decide di vivere in una giornata sola. Però se io faccio così e dopo mi aspetto di vivere 100 anni, allora vuol dire che non ho ben capito come funziona, giusto? Quindi il saggio è sostanzialmente quello che riesce a fare le cose giuste, che crede che siano giuste, le cose che poi di fatto si rivelano giuste. No? Come? Sì, questo non si può discutere, no? Comunque, diciamo per il momento così, la filosofia e ricerca della saggezza è cercare di fare le cose giuste, come vedete è una cosa molto semplice e anche molto utile se noi riuscissimo a praticarla, no? Poi tu mi dici per lui, allora diciamo così, sì, possiamo dire sicuramente anche per lui. Allora, secondo la maggioranza dei filosofi, ci sono alcune cose che sarebbe bene che tutti facessero, perché sicuramente sono quelle che tutti renderebbero tutte felici. E tutti felici. Se tu non le fai, ti illudi che non facendo quello che il saggio ti consiglia, tu possa comunque cavartela. Ma probabilmente ti pentirai di non aver scelto le cose che il saggio dice, per cui c'è qualcosa di oggettivo. Per esempio, assumere sostanze stupefacenti o bere tanto alcol è considerato generalmente poco intelligente e poco saggio. Non per me, mentre per te potrebbe essere intelligente, perché generalmente quelli che credono che facendo queste cose se la possono cavare sono i primi a rendersi conto che hanno sbagliato. Quindi c'è come la controprova che hanno sbagliato, perché non solo gliel'ha detto qualcun altro, ma loro stessi hanno sperimentato il loro errore. Chiaro? È un po' come se io dicessi, per me 2 più 2 uguale a 4, ma per me invece uguale a 5. Le opinioni sono legittime, si possono esprimere, per una è giusta e l'altra no. Mentre in matematica siamo tutti abbastanza d'accordo che ci sono delle verità e degli errori, no? Assumendo certe premesse.
nella vita etica, adesso poi parleremo cos'è l'etica, cioè una scelta sul bene e sul male, si tende a pensare che quello che va bene a me possa andare male per voi o viceversa, entro certi limiti è così, a me piace la pizza con i funghi, se mi date la capricciosa non mi piace, a te è il contrario. Per cui ci sono delle scelte molto soggettive legate ai gusti, però scegliere una pizza che poi ci fa male allo stomaco sembrerebbe una cosa da sciocchi universalmente, quindi ci sono delle scelte personali che sono sicuramente legate ai gusti. Io non posso, se voi venite in consulenza e voi mi chiedete, ma io dovrei scegliere di vivere per cercare di fare più soldi possibile, oppure devo scegliere di vivere per cercare di avere con me gli affetti più cari? Non è che ti posso dire fai così, devo capire già in base a cosa tu mi dici ragioni, per cui può darsi che per alcuni il successo mondano sia importante, per qualcun altro siano gli affetti. Per cui a questo livello effettivamente c'è una certa relatività, però ci sono delle cose rispetto alle quali, secondo alcuni, ci sono errori che, non si, deve, che si devono evitare e invece scelte che sono tutte sempre da farsi, non so se mi sono spiegato. Quindi, ma questo è proprio un tema filosofico, i relativisti pensano che il bene sia soggettivo e ognuno cerca il bene a modo suo. La maggior parte dei filosofi pensano che c'è una componente di soggettività, ma su alcune cose di fondo no. Per esempio, le famose virtù, essere coraggiosi, saggi, temperanti, cioè non eccedere mai nei piaceri, giusti, praticare la giustizia, è sempre meglio che essere avere i vizi, cioè per esempio darsi alla gola, all'invidia e tutte queste robe qua, perché chi è invidioso, oltre se uno è cristiano commette anche un peccato, ma anche se voi non siete cristiani, l'invidia vi rode, cioè non è una cosa buona essere invidiosi, non solo per quelli che voi invidiate, che magari sono minacciati da quelli che invidiano, ma anche lo stesso invidioso non sta per niente bene. Oppure uno goloso, sì, se trova il pasticcino può anche soddisfarsi, ma qual è il problema del goloso? Primo, che non sempre ha le cose che gli piacciono e quindi soffre perché non le ha. Secondo, dopo un po' gli viene una malattia, perché se voi continuate a mangiare dolci dopo state male. Per cui il goloso, non è bene essere golosi, non perché lo dice il Papa o perché lo dicono certe religioni, ma perché voi verificate da voi stessi che se siete troppo golosi pagate un prezzo. Allora, secondo la maggior parte dei filosofi, ci sono dei vizi abbastanza oggettivi e delle virtù, che è il contrario del vizio, cioè non essere golosi, oppure essere temperanti, moderati, eccetera, che invece sono delle cose buone per tutti quanti. Però, questa è un'introduzione che vi faccio, approfondiremo, perché può darsi che voi non siate d'accordo, che per esempio le concezioni troppo rigide su quello che è da fare a voi non piacciono. Dopo il romanticismo, che si dirige in quinta, abbiamo dato molta importanza ai sentimenti, no? Alle emozioni, per cui molti di noi dicono ma sì, è vero, sto commettendo un sacco di errori sul piano razionale, però il cuore ci porta lì. E noi tendiamo a giustificare questo oggi, perché dopo il romanticismo siamo stati diventati tutti più affettivi e anche se siamo commessi un sacco di errori, però ci si è trascinato dalla passione, a noi quasi piace questa figura. Invece i filosofi greci, come anche nella visione per esempio cristiana, le passioni sono guardate come una minaccia, perché è la ragione che ci dovrebbe governare. E quindi abbandonarsi eccessivamente alle passioni non è mai una buonissima idea. Se voi siete romantici non sarete d'accordo con questa visione filosofica antica. Se siete un po' più razionali sarete più d'accordo. Naturalmente voi non dovete cioè, ovvio che voi non sarete valutati da me più o meno secondo che siete d'accordo. Sarete valutati più o meno secondo che siete in grado di capire cosa dicono i filosofi e anche eventualmente voi di porre la vostra contraria proposta e siete in grado di spiegare perché non vi convince oppure no, no, io non valuto se siete di destra o di sinistra, se siete credenti o atei, ma qualunque cosa voi siate, io valuto se avete capito cos'è quell'altro, cioè il filosofo che stiamo studiando, e eventualmente valuto ancora di più se voi riuscite a discutere la tesi, non so, di chi dice che bisogna assolutamente evitare gli alcolici, argomentando che ogni tanto un bicchiere di vino non può fare male. L'importante è che argomentiate, non dite secondo me è così. Secondo me è così perché è vero, può nuocere un pochino al fegato, perché obiettivamente l'alcol fa male al fegato, anche in piccolissime quantità,
Però la vita non è solo salute, c'è anche un altro valore, c'è anche, non so, il piacere di stare con gli amici e il vino si sa che aiuta, specialmente in Friuli, la gente un po' più chiusa, a aprirsi, giusto? E siccome un valore anche questo, anche se vivessi un anno di meno, dopo una vita di, diciamo, moderata assunzione di alcolici, un anno, supponiamo che una vita di moderata assunzione di alcolici ci costi un anno, no? Può essere, no? Che dopo un po' il fegato si rovina leggermente di più che se io fossi astemio. Però rinuncio a un anno di vita per avere una vita sociale un po' più intensa. Io non direi che questa è una scelta sbagliata, no? Se invece rinuncio a 40 anni perché mi viene la cirrosi epatica, allora forse è un po' esagerato, giusto? Per cui si può argomentare, difendere diciamo come dire, la possibilità di bere un po' di vino se si argomenta in maniera giusti se si riesce a giustificare, non so se mi sono spiegato. Bene. Sì.